La gente che abita in questa strada adesso è veramente eterogenea rispetto a un tempo, quindi la novità che sono venuta a trovare è proprio in questa strada, perché io mi ricordo quando ero piccolina non c'erano tutte queste pietre, o comunque se c'erano le spostavamo e creavamo i campi da golf e facevamo le mazze con le cassette di legno, quindi prendiamo le cassette, facciamo la mazza, la buca, tagliavamo la bottiglia, facciamo il nostro campo, non c'era una pietra, organizzavamo i tornei, quindi era assolutamente tutto autogestito, a spesa zero. L'unica spesa era quella del pallone, e l'unica cosa che non andava bene è che chi aveva il pallone comandava, quindi a parte questa cosa mi ricordo, poi era tutto bello. Facevamo la pesca non solo a mare, ma pescavamo anche con le lenze da qui e prendevamo i piccioni per gli anziani che se li mangiavano, con le stesse tecniche, quindi mettevi il pane nell'amo e la lenza, e invece di fare la pesca a mare la facevi in mezzo alle pietre con, e prendevi i piccioni, poi il nonno se li mangiava, c'erano le galline, è diverso rispetto adesso.